Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti gli amici che seguono la nostra associazione Angeli della Finanza e il nuovo canale che abbiamo creato che è ADF Web TV. Questa sera abbiamo come ospite Cosimo Massaro. Cosimo Massaro, chi è Cosimo Massaro? È uno scrittore e un appassionato delle teorie di Giacinto Riti e la prima domanda che vorrei fare a Cosimo è parlarci proprio della teoria del complotto sul signoraggio bancario. Che cos'è questo signoraggio bancario, Cosimo? Allora, innanzitutto un caro saluto a te, Domenico, e a tutti gli amici degli Angeli della Finanza, che diciamo... che ci occorrerebbero molti angeli che ci aiutassero in questo periodo che ne abbiamo tanto bisogno. Niente, io sono un libero ricercatore, poi sono diventato uno scrittore, ma mi sono appassionato e sono diventato poi un divulgatore delle teorie del professor Giacinto Auriti, grande giurista, accademico, docente universitario, ideologo, giurista di chiara fama mondiale, voglio dire. Ha fatto la scoperta del valore indotto della moneta, lui ha denunciato l'enorme guadagno che trae il sistema bancario attraverso il signoraggio bancario, però quando si parla di queste cose, come dicevi tu, vieni subito etichettato dal sistema come complottista, cioè parlare di signoraggio, ah sei un complottista, poi ora che andremo avanti vedremo che non c'è nulla di complottistico nel parlare di signoraggio. Auriti è stato boicottato, è stato voglio dire combattuto in tutti i modi perché ha avuto il coraggio di mettersi contro i poteri finanziari e usurocratici a livello planetario, perché questi signori dal 1694, creatori della moneta debito con la nascita della Banca d'Inghilterra, da cui poi è diventato tutto il mondo colonia monetaria, appunto della moneta debito, Auriti si è contrapposto a questo sistema, si è contrapposto con la moneta di proprietà del portatore, cioè moneta di proprietà dei popoli e non delle banche, ecco, perché l'hanno combattuto in tutti i modi. Andarono 150 finanzieri ad arrestare e a bloccare il suo esperimento che fece a Guardia Grele con il SIMEC, una moneta complementare che circolò nel paesino di Guardia Grele, dove circolava insieme alla lira all'epoca, e si svuotarono tutti i supermercati perché ci fu una maggior circolazione monetaria come quella. Oppure Auriti denunciò nel 1993 Ciampi e Fazio per usura, truffa, falso in bilancio, istigazione al suicidio. Vediamo come era avanti. Era avanti addirittura nei suoi scritti degli anni 60 e degli anni 70, che aveva anticipato tutto quello che è accaduto. Ecco, questo è un po' la situazione del grande professore. Dimmi. Se non ero, addirittura creò questo sindacato, sindacato Saus, che lui fondò questo sindacato proprio per combattere questo fenomeno. E poi sembrerebbe abbia avuto ragione in tutto quello che diceva Auriti. Tutto quello che ha detto lo ha anticipato di tantissimi anni, e questo vuol dire che è stato veramente un profeta. Un profeta anche perché conosceva bene il sistema. Poi lui si è posto di fronte al sistema monetario prima che da economista, da giurista e da filosofo. E dobbiamo capire e comprendere che l'economia è filosofia. Tutti gli economisti della storia erano filosofi. Se non si riprende in mano che cos'è il vero concetto di economia, andremo sempre peggio, perché qui oramai l'economia l'hanno ridotta solo al numero, l'hanno ridotta a ciò che conviene o non conviene, ai flussi monetari, alla tecnofinanza, al turbocapitalismo. Ecco cosa hanno ridotto, il dio mercato con la D minuscola che governerà l'uomo, quindi Mammona che governa l'uomo. Allora bisogna ritornare a quell'economia dell'uomo invece, quell'economia reale, quel termine anche filosofico dell'economia in senso governo della casa, distribuzione dei beni. Ecco cosa significava economia all'origine del termine, cioè quindi distribuzione della ricchezza equamente per far sì che tutti stiano bene. E invece si è perso totalmente il significato delle parole, no? Quindi quando perdiamo il significato delle parole, chi sta lì, che ci governa, ci porta dove vuole, appunto perché attraverso l'ignoranza indotta, no?
Quindi, tornando alla... Dimmi. Scusami se ti Vai. Interrompo perché ci tengo in maniera particolare. Usurocrazia, l'attacco alla civiltà cristiana. Non ti è nuovo questo titolo. È un libro scritto appunto da Cosimo Massaro che chi ci sta seguendo può vederlo in sovraimpressione. Dopo lasceremo tutti i riferimenti per magari ci auguriamo per poterlo ordinare. Usurocrazia. Parlaci del tuo testo, del tuo libro, perché questo titolo? Perché attacco alla civiltà cristiana addirittura? Allora, in questo libro abbiamo raccolto con l'editore Ginko Edizioni diciamo un percorso culturale mio, personale, dove sono partito con che cos'è il signoraggio bancario, euro disastro annunciata, e abbiamo anticipato tantissime cose lì. Quindi ho inserito parte di euro disastro e la terza parte di usurocrazia. Si completa con attacco alla civiltà cristiana. Sembrano tutte cose che Perché? oggi stiamo vedendo. Attacco? Perché Ora questa didascalia così forte? Attacco alla civiltà cristiana. ci arrivo a quello. Ti racconto ora perché poi il titolo principale che ha racchiuso questi tre testi è stato Usurocrazia svelata. Perché il termine è stato, diciamo, preso in prestito dal grandissimo poeta Ezra Pound, che lui mise il dito nella piaga condannando l'usura internazionale. Aveva capito che dietro anche le varie fazioni politiche, da destra a sinistra, c'erano gli usurai che governavano il mondo e indebitavano tutti i popoli del mondo. Quindi aveva capito bene questo. Io, tra virgolette, ho preso in prestito il suo termine, tant'è vero che questa usurocrazia, questa elite globale e apolide che governa tutti i popoli del mondo, governa la politica in genere, governa anche la cultura. Quindi per arrivare a quel dominio globale a cui aspirano questi signori dell'alta finanza che la utilizzano come strumento e della moneta debito per raggiungere il nuovo ordine mondiale che vogliono, dove una piccola elite ristretta domini su tutti i popoli del mondo in maniera veramente senza distribuzione di ricchezza, che cosa hanno bisogno? Visto che ora mi stai chiedendo perché attacco la civiltà cristiana, perché nei loro punti principali c'è l'abbattimento dei valori cristiani e non solo, perché i valori cristiani hanno fatto da sintesi altri due pilastri della nostra cultura: filosofia greca, diritto romano e 2000 anni di valori cristiani che hanno sintetizzato, ripeto, la nostra conoscenza. Siccome questi sono usurai, e noi sappiamo bene che nella nostra radice storico-culturale l'usura non è stata mai ben accettata, anche nella cultura cristiana. Io ad esempio parto nel libro Usurocrazia svelata, che inizia con che cos'è il signoraggio bancario, e per far capire quanto è vecchio il meccanismo del debito, sono partito da una frase del Deuteronomio, quindi un testo scritto 500 anni avanti Cristo, tramandato anche prima. E in questa parte del Deuteronomio c'era scritto testualmente: voi presterete a tante genti per signoreggiare e non prenderete nulla in prestito per non essere signoreggiati. E quindi la parola poi in seguito, dopo il Concilio Vaticano II, nella Bibbia è stata cambiata con il termine dominare. Però il termine corretto che veniva utilizzato prima era signoreggiare. Quindi il prestito per dominare o signoreggiare.